La trasporti pesanti di piaga nella direzione si amplia e lo fa portando avanti il progetto di scambio intermodale gomma-ferro, ossia strada e ferrovia, che giusto martedì scorso ha visto l'inaugurazione della tratta Piadena-Ghent, che collega la pianura padana al mare del Nord, in Belgio. I lavori hanno fatto passi avanti notevoli negli ultimi mesi e l'ampliamento riguarda sia il rafforzamento del raccordo ferroviario con la stazione di Piadena-Drezzona, col nono binario in fase di conclusione, sia l'ampliamento dei magazzini pensati all'avanguardia per rendere più semplici le operazioni di carico-scarico dei tir, sia la palazzina che ospiterà i nuovi uffici per il personale. Insomma, un modo per utilizzare al meglio gli spazi concessi da una superficie di 180.000 metri quadrati del terminal, con 150 veicoli di flotta, 600 dipendenti da raggiungere come obiettivo entro la fine del 2022 e un fatturato che toccherà i 300 milioni di euro. Tre, le nuove frontiere aperte, si diceva. Il nono binario è ormai quasi concluso e come gli altri si raccorda alla stazione di Piadena-Drezzona sulla tratta esclusiva per il trasporto merci. I nuovi uffici invece saranno su tre piani e potranno ospitare nuovi spazi per i dipendenti. In aggiunta, il nuovo magazzino presenta 9 baie di carico per il trasporto bancalato, ossia 9 spazi in cui il piano è rialzato e il camion arriva e può sbancare senza bisogno di sollevare pesi, ma appoggiandosi direttamente al piano. Da ricordare poi i 9.000 metri quadrati del vecchio magazzino, chiaramente tuttora attivo e che ha già al suo interno due carri ponte, ma presto ne arriverà un terzo, oltre al passaggio indoor di due dei nuovi binari ferroviari che sono quindi al coperto, rendendo così più confortevoli pure qui le operazioni di carico-scarico.